Va bene. Allora, appunto, volevo terminare gli esercizi stocastici e introdurre un po' di meccanica statistica di equilibrio, per prima fare questo oggi pensavo appunto di farvi vedere l'ultimo argomento dei sistemi stocastici e introdurre un po' di meccanica quantistica, giusto gli elementi base, perché insomma vedrete voi che in realtà la meccanica statistica non ha senso se non ci fosse stata la meccanica quantistica sotto, no? Sono estremamente correlate. Allora, abbiamo parlato sempre di processi tipo Markov, no? In cui P di facciamo quindi T, P più 1 è una somma su Y di una certa probabilità di andare da X a Y di Y e T. Quindi questo qui lo potete vedere appunto come, data una certa distribuzione al tempo T, come ogni elemento di questa distribuzione contribuisce ad avere una certa distribuzione al tempo T più 1. No, praticamente, se voi mettete qui, mettiamo il tempo, qui c'è il nostro T e qui c'è T più 1, questo qui dice, va bene, sono, questo quindi lo chiamiamo Y, questo lo chiamiamo X, sono qui con una certa probabilità P di Y e T. Posso contribuire al punto X al tempo T più 1 e questo qui è M di X dato Y, cioè la probabilità di saltare da qui a qui è M di X dato Y, no? Quindi chiaramente se questo qui lo estendete per tutto il tempo ci viene qualcosa tipo T, P di X al tempo T sarà qualcosa sulla somma su, non so, Y1, Y2, Y3, yn, no? Di partire da P, mettiamo y0, 0. Proviamo a disegnarlo qua. Qui abbiamo T, qui diciamo che il tempo 0. Supponiamo partiamo da un punto ben preciso, supponiamo che sia una delta, anche se non è essenziale, no? Beh, poi qui ci mettiamo T1, T2, T3, eccetera, e qui c'è T, questo c'è colori, vediamo qua il tipo di colori, e quindi l'idea è questo qui, andiamo qui, è una particolare realizzazione dove chiaramente devo averci un M di Y1 dato Y0, una M di y2 dato y1 e così via, no? Fino alla m di x dato yn. Quindi questa qui è la m, chiamiamola, questa qui chiamiamola m1, m2, no? Quindi m1, m2, m3, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, praticamente quindi per trovare la probabilità di andare qui, dato questo qui, dovete sommare, no, su tutti i possibili cammini. Anche potete pensare, il primo integrale, cioè un certo integrale, vuol dire che sa tutti gli altri, questo qui può andare in tutti i possibili cammini da un punto all'altro, poi devo variare tutti gli altri punti e così via. Quindi, praticamente sto facendo una somma sui cammini e formalmente, poiché poi la matematica di tutto questo qui è estremamente complicata, io posso anche pensare che P di x al tempo t è un integrale, diciamo, su tutti i possibili, tutte le possibili, diciamo, matrici, più, diciamo, per P di x è 0, con 0, 0, diciamo così. No? Vabbè, questa qui è tanto per dire praticamente che per ogni realizzazione di questo, cioè supponendo era qui, è scritto un po' così, un po' sloppy, insomma, per ogni realizzazione di M
io ho un cammino preferito e poi dopodiché potrei variare su tutti i possibili cammini. Questo qui ora, nel caso di essere stocastici, cioè dovreste pensarlo, ecco via, lo facciamo dopo questo qui, fate conto la lettera, lo rivediamo dopo quando vi parlo delle equazioni di Langevin, perché allora viene più chiaro. D'accordo? Quindi questo è per dirvi che c'è una possibilità appunto di vedere questo processo stocastico appunto come somma su tutti i possibili cammini. E appunto ogni cammino lo potete pensare come, diciamo, influenzato, questo a livello diciamo fisico, da due termini. Il primo sono le forze, cioè quello che succederebbe normalmente. Chiaramente nel caso dell'underwork non ho forze, no? Quindi uno potrebbe pensare che nel caso dell'underwork cammino diciamo libero da fluttuazione e quello dritto sta fermo. Nel caso per esempio, che ne so, se sono su un potenziale armonico, il classico, il cammino normale è un'oscillazione da un punto all'altro del nostro potenziale armonico, no? E così via. Quindi ci sono le forze più le fluttuazioni, no? Dovute a tutto l'ambiente circostante. Quindi invece di avere questo, io ho il classico, diciamo un altro colore, il classico cammino del random walk, e invece di avere questo avrò qualcosa che fluttuerà, pur avendo sempre, diciamo, un'idea del potenziale. Per esempio, questo, ovviamente questo potrà andare molto molto lontano, questo qui rimarrà sempre più o meno nella conca della nostra del nostro potenziale, d'accordo? Allora, se noi pensiamo appunto di discretizzare il tempo, perché tutta questa formulazione qui viene sempre pensata discretizzata, se voi guardate i libri, perché diciamo nel continuo è veramente mal definita. Se voi pensate di discretizzare il tempo, cosa vuol dire questo qui? Queste fluttuazioni sono praticamente un rumore eta di t, no? Per esempio i classici più 1 e meno 1 del random walk che abbiamo visto qualche tempo fa, no? Che per ogni tempo e per ogni cammino vengono messi in maniera casuale. Però una volta che io ho fissato il potenziale, insomma le forze, e una volta che ho fissato il mio eta di t, potete pensare in questo caso qui, io ho per ogni istante, io che cosa devo fare? Beh, prima di tutto posso disegnare il mio campo di forza, supponiamo sia costante, e quindi supponiamo sia il caso del potenziale armonico, almeno è qualcosa che c'ho, vabbè, c'ho il mio campo di forza che è sempre lo stesso. Più per ogni istante realizzo il mio eta di t, cioè faccio conto di aver estratto tutti i numeri casuali che mi servono poi per implementare le fluttuazioni del mio computer una volta per tutte, no? E quindi, ne so, qua avrò un più, qui avrò un più, qui avrò un meno, qui avrò un meno, qui avrò un più, qui avrò un meno e così via, no? A questo punto, una volta estratti tutti i numeri casuali, e chiaramente fissate le forze che di solito non dipendono dal tempo, certo potrebbe anche dipendere dal tempo, ma supponiamo di no. A questo punto il mio cammino è deterministico, no? Perché diciamo, sommo questo, sommo quello lì, non c'è mica più altro nulla di stocastico, quindi che ne so, se avrò qualcosa che fa così, poi mi tenderebbe ad andare giù, poi invece va parecchio più in giù, poi ancora più in giù, poi magari insomma. Mi torna? A questo punto io ottengo un punto qui ben preciso, fissato l'insieme dei miei eta, quindi scriviamolo con il segno di vettore sopra, fissato l'insieme dei numeri casuali e chiaramente date le forze, io ottengo un solo cammino. Ovvero quando faccio la simulazione del mio processo stocastico è esattamente quello che ottengo, no? Ottengo 1. Dopodiché io ripeto la simulazione tante volte. Quindi
no? Rifaccio un altro cammino, rifaccio un altro cammino e così via. Quindi essenzialmente quello che potete fare è, sono due cose: o fate sequenzialmente uno dopo l'altro la simulazione con tanti di questi cammini, e quindi praticamente P di x tempo t lo vedete come un integrale su tutte le possibili realizzazioni del mio rumore, no? Della di un certo, diciamo, un certo W, la probabilità, diciamo, legata a che cosa, le forze e a questo rumore, per P di x 0. Ricorda, no? Esattamente, è questo qui. Cioè, questo qui mi dice quant'è, diciamo, che cosa succede, insomma, essenzialmente. E qui mi dice, diciamo, da dove parto, data la certa realizzazione, dove arrivo qui, poi un'altra cosa, dove parto, dove arrivo. Quindi questo qui essenzialmente sono, diciamo, questo qui lo dovete vedere come una sovrapposizione di tanti percorsi, diciamo, di tante possibilità, uni e zeri, che o ci va o non ci va, al variare dei vari x, no? D'accordo? È chiaramente data una certa scelta degli eta. Chiaramente se questa qui è una delta, questo qui pure è un sì o un no. Cioè, se questa qui è una delta, cioè parte sempre da qui, una volta che ho realizzato eta, questo qui mi dice solo sì per questo punto qui, no per tutti gli altri. No? Dopodiché cambio eta, faccio un'altra realizzazione degli eta, e questo mi dice dove vado a cascare e così via, e così via. Quindi questa qui, quindi la formulazione, se volete, così si chiama path integral, è quella che è normale in informatica. Cioè io quando vado a simulare il mio processo, in realtà normalmente simulo un processo per volta e faccio tante realizzazioni cambiando la parte fluttuante, cambiando il rumore. Viceversa io potrei dire, no, allora facciamo una cosa diversa, alloco all'inizio, che ne so, 1000 realizzazioni e le porto in avanti in parallelo. Cioè, queste 1000 qui, al primo passo, con diversi eta, chiaramente, al primo passo vanno a finire qui, poi dopo vanno a finire qua, poi vanno a finire qua e così via, e alla fine mi costruiscono la mia distribuzione di probabilità. Questa qui è essenzialmente questa formulazione qui, no? Cioè quando la scrivo così o la scrivo come ho scritto prima, come l'integrale, cioè questa qui scritta come p x t uguale somme su y1, somme su y2, somme su yn di m, no? Perché cominciamo da qua, p di x0, 0, qui c'è un m y1 dato x con 0, poi c'è un m x y2 dato y1, e un m yn eccetera eccetera. Questa qui è essenzialmente come se voi stesse portando in parallelo una simulazione di, non so, mille, no? Un vettore di 1000 realizzazioni, ognuna delle quali fa un passo e poi un altro e poi un altro e poi un altro. Chiaramente ognuno di questi con un'età differente. Quindi, come vedete, dal punto di vista informatico è abbastanza chiaro che queste due cose sono molto correlate. È solo la stessa cosa, insomma. Posso benissimo analizzarle in queste due maniere. Dal punto di vista matematico non ve la farò, infatti, perché insomma, diciamo, non, a me, diciamo che non ho trovato una formulazione semplice abbastanza da farla, una serie di argomenti, anche oggi vedrete ci sarà anche abbastanza sugli specchi. Penso sia dovuto al fatto che quasi sempre si cerca poi di trovare il limite continuo, perché si vuole portarlo a scrivere delle equazioni differenziali. Oh, va bene, allora, chiaramente quando sto pensando
a questo tipo di approccio, o mi fermo qui e punto e basta, un po' per fare un passo avanti devo mettere appunto qualche ipotesi su questo tipo di passi da uno all'altro, no? Allora, la classica ipotesi è quella di dire: se il delta T è molto molto piccolo e le forze e, diciamo, le fluttuazioni sono ragionevoli, non cambierà tanto la posizione da un punto a un altro punto, da un istante di tempo a un istante di tempo delta T successivo, no? Cioè, quindi non devo stare a considerare tutti i possibili salti, ma solo quelli tipicamente vicini. L'altra cosa chiaramente che classicamente si fa, per via del teorema del limite centrale, è che assume le fluttuazioni siano gaussiane e scorrelate nel tempo. Cioè, ogni volta io estraggo un numero casuale, no? In maniera gaussiana e completamente scorrelato da quello che estrarrò al passo successivo, no? Allora, in questa ipotesi si riesce a andare un po' avanti. Bene, e in particolare posso cancellare? Cancello mezzo e basta. In particolare, quindi già si è visto cosa succede quando diciamo, delta T è piccolo. Abbiamo che la matrice di Markov si può scrivere essenzialmente come l'identità di una V delta T, no? Allora, questo qui nel caso, diciamo, si può anche metterci una parte più deterministica qui, secondo me, come lo voglio fare. Cioè, diciamo, l'idea è, in prima approssimazione sta fermo, perché se delta T fa 0, chiaramente quello sta fermo, no? E quindi questa è l'identità. Questo qui mi dice tutti, diciamo, i salti possibili. Chiaramente, ricordiamoci che qua ci servirà, diciamo, W è ordine 1 su delta T. Una comunità di misura, vedete, 1 sul tempo, e come ordine di grandezza deve essere 1 su delta T, nel senso, no? Vabbè, quindi, mettendoci questa dentro, ritroviamo, l'abbiamo già visto, l'equazione maestra di P in dt, lo mettiamo pure come vettore, è uguale, lo chiamo come x, dp di x, chiaramente x e t. In dt l'abbiamo scritta come integrale di y di w x dato y, p di y e t, meno l'integrale, se vuoi sempre, di y di w x dato y p di x e t. E se detto che questo pezzo qui in realtà sarebbe 0 se lo voglio considerare completo, se ce lo metto posso tranquillamente, diciamo, trascurare di scrivere quanto vale w di x x la parte diagonale, no, perché tanto va via la parte diagonale. Allora, questa è, diciamo, un'equazione di bilancio, tanti, no? Tanti escono di probabilità e tanti entrano nello stesso punto. Allora, l'idea appunto è di supporre una certa struttura di W. Allora, intanto facciamo solo l'ipotesi che sia piccolo il salto. Allora, l'idea è, se io parto da un punto, mi faccio un punto di partenza è Y, questo qui, diciamo, che va a finire in qualche cosa ordine Y più o meno R, dove R è l'ampiezza media del salto, che sia piccolo ovviamente R, no? Quindi scrivo W di X dato Y come una W tilde di Y punto e virgola R, e che poi chiaramente voglio sviluppare su R, no? Quindi c'è un po' di sostituzione, quindi X è uguale a Y più R. Però c'è bisogno anche di y, quindi y è uguale a x meno r nel caso che quando mi serve. No, perché qui, bene? Chiaramente io voglio poi, e questo mi serve perché io voglio trasformare l'integrale di y in un integrale di r.
no? Quello su cui sta ritornando è y. E sì, quindi vediamo di scriverlo, quindi ciò che P di x t, il punto di P di t, insomma, cosa scrivere, è uguale, quindi l'integrale di R di un doppio tilde di x meno R R, questa di y ci metto questa, in di in per P di x meno R in di R. Ora diciamo si basta meno infinita più infinita, quindi diciamo posso tranquillamente cambiare di segno senza grandi problemi, meno integrale sempre in di R, vediamo se lo scrivo per bene, di W di x meno R P di x e P. Io sono per, diciamo, supponiamo che ci sia, no? Bene, e svolgiamo un po', quindi W di x meno R R P di x meno R, lo posso scrivere come W x R P di x, più sviluppo tutto insieme, più R per la derivata rispetto ad R W x rispetto a x x R P di x, più un mezzo R quadro di quadro di x quadro, o questo c'è un meno perché era x meno r, di qua in x quadro w x r p di x. Se non c'è bisogno di altro, quindi mi viene qui il punto, poi il punto vi ho detto che qui in realtà questo meno r posso benissimo qua cambiarlo con r, se voglio, tanto basta girare i segni di integrazione. Comunque qui punto di x, il punto di x, quindi mi viene, allora ciò, un pezzo qua a questo, no? Integrale in dr di w x meno r, x r p di x meno integrale in dr di w x per punto meno r p di x, ma questo è uguale a metà, che va in R, quindi questo va via con questo. Certo, qua c'è l'ipotesi, sì, cioè, dovrebbe essere sempre uguale, perché? Poi cosa mi rimane? Meno R per appunto la derivata in dr di w, di, scusate, R, derivata di x, non è in dr, derivata di x dell'integrale in dr, questo derivata di x posso portarla fuori, ma il resto no perché dipende da r, dr w x r, questo è w tilde, ora non ce l'ho scritto, ma mettiamoci, questi sono tutti w tilde p di x. Questo potrebbe stare anche fuori dall'integrale, più un mezzo di x quadro integrale in dr di w x r p di x per r quadro. Mi sembra di averci messo tutto, no? Allora, sì, grazie, fatemelo scrivere con questo qui fuori, perché almeno qui ci voglio mettere d in dx, d in dx lo posso mettere lì perché non dipende da r, se metto tutta la roba che dipende da r, più un mezzo di quadro in x quadro
di x sta qui, così meglio. Allora, vedete, questa parte qui è una caratteristica di W, cioè essenzialmente più un momento, tra virgolette, della distribuzione di W, cioè mi dice in media quant'è l'R medio da una certa x. Cioè, se io fisso la x, vediamoci, questo qui mi dice la probabilità che se parto da x faccio un salto relativo a x di R. Quindi questo qui è l'ampiezza media del salto, cioè R media. Cioè, chiaramente se W è simmetrica, questo è 0. Cioè, se salto tanto a sinistra quanto a destra, in qualunque posizione di x, questo è 0. Viceversa, se salto più a destra che a sinistra, o più a sinistra che a destra, questo qui vale un certo slot. E questa qui è essenzialmente le fluttuazioni. Cioè, un momento secondo, R quadro medio. Chiaramente questa roba può dipendere da x, perché nel nostro esempio del per esempio del moto armonico, è chiaro che, per esempio, se sono qui, i miei salti sono preferibilmente nella direzione di qua, perché le forze sistematicamente mi pigiano da questa parte. No, se sono qui, le forze sistematicamente mi pigiano da questa parte, se sono qui invece questo termine qui è 0. Nel random walk invece è indipendente da x, perché non c'è la parte delle forze. Siamo d'accordo? E sì, quindi allora ricordiamoci, quindi questo qui che dimensioni ha? Questo, ricordiamoci, si è detto prima, è ordine 1 su delta t. No? E questo è uno spostamento medio. Quindi questo qui è essenzialmente un delta x medio su un delta t. Cioè è una velocità. Chiaramente dipende da x. E questo qui mi dice se per quella posizione x in media l'intervallino di tempo delta t, perché sta facendo tutti i conto per l'intervallino di tempo delta t, mi sposto di una certa posizione delta x medio, no? Quindi essenzialmente la velocità. Questo qui, pronto? Sono a fare lezione. Si sente dopo? Sì. E questo qui è invece ordine, diciamo, delta x quadro, sempre diviso in delta t, sono le fluttuazioni, sono tipicamente in questa maniera qua, d'accordo? E posso chiamarlo, perché ho un mezzo, lo chiamo 2d di x, così 2 lo butto via con un mezzo, no? Quindi questo qui appunto sarà quello che c'è, l'unico termine che ci sarà nel caso del random walk è chiaramente legata alla diffusione, cioè mi dice come si allarga anche quando non c'è forze. Mentre questo qui è quello che mi dà il drift, no? Anche nel caso in cui questo qui fosse deterministico, cioè ci avesse sempre un solo valore, fosse una delta, questo qui mi darebbe appunto lo spostamento costante in una certa direzione, no? E quindi, diciamo, rimettendolo insieme, ottengo un'equazione di P di T, che era questo, no? Uguale a, allora cosa c'ho? C'ho meno di dx di V di x di dx, chiaramente c'è anche t, più che cosa? Di quadro in dx quadro di dx di dx. Dove appunto l'idea è che, dato il processo elementare, supponendo che questo qui appunto obbedisca a
la condizione che i salti sono piccoli, eccetera, eccetera. Questo, diciamo, l'equazione della probabilità, invece di essere data dall'equazione integro differenziale come l'equazione di Markov o l'equazione maestra, che sono rognose da trattare, è data invece da un'equazione differenziale più normale, che posso, diciamo, integrare in maniera più o meno standard, anche se poi le soluzioni sono quelle che sono. In particolare, nel caso del random walk, dove appunto V e D non dipendono dalla posizione, ottengo l'equazione della diffusione, l'equazione del calore, no? dp in dt uguale a meno v dp in dx più d di 4p in dx quadro. No, abbiamo già visto, beh, abbiamo avuto nel caso in cui nel caso in cui si parte da una delta con condizioni alla frontiera molto lontane, sappiamo subito che P di X e T è 1 sulla radice di 2 pi greco D, no? Exp di meno X meno VT al quadrato su 2 di T. Non un po' a caso, insomma. Che è chiaramente la una gaussiana vista in x, per ogni istante t è una gaussiana che cosa fa questa gaussiana? Mettiamo che ora il tempo sia così, in modo che possa farmi un altro plot. Speriamo che io parto con una delta, questo, diciamo, il baricentro, se volete, della cosa si sposta con velocità v, no? V per t, mettiamo, e contemporaneamente l'oggetto si allarga e si abbassa, ovviamente, no? Con questo qui è d per t, no? La varianza aumenta linearmente con il tempo, che no, va bene, perché abbiamo detto che d è delta x quadro meglio su delta t, quindi qualcosa legato al quadrato dello spostamento deve andare linearmente con il tempo, no? E il centro è dato da x uguale a 0, quindi x uguale a t. D'accordo? Sulla base di questa formulazione, ma ve l'accenno e basta, sperando di arrivare a fondo perché non è venuto in mente ora, ma si può anche cercare di capire intuitivamente come funziona l'approccio dei quarti integral. Cioè, questo qui è quello che succede, detto, quando abbiamo V costante e D, vabbè, quello che deve essere, no? Allora, voglio pensare che istante per istante nel nostro contributo ci sia una V, no, che dipende chiaramente dalla X, no? E che mi sposta, diciamo, sistematicamente da una parte all'altra, cioè, quindi questa deve essere legata alle forze, il drift, no? Più una parte, diciamo, di D che fare le cose semplici possiamo pensare che non dipenda dalla X. Sono collisioni con altre particelle. Allora, quindi, quando voi dovete andare a sommare e fare la somma di tutti gli integrali, praticamente dovete vedere quant'è la probabilità che un oggetto salti da una parte all'altra, no? Per ogni pezzettino, e potete, diciamo, approssimativamente pensare, beh, questo qui tenderebbe a che cosa fare, a fare un comportamento in quella maniera lì, considerando chiaramente le forze in questo punto, che sono legate, poi come vedremo, alle velocità in questo punto, no? Quindi lui tenderebbe a fare, che ne so, a spostarsi sistematicamente, mettiamo qui, facendo una piccola gaussiana,
Quindi la probabilità che arrivi qui me la posso calcolare sapendo qual è la distanza di questo rispetto al punto in cui ci andrebbe naturalmente e sapendo quanto, di quanto si allarga la gaussiana, no? E così via. E poi dopo posso calcolare quant'è quest'altro pezzettino qui, quant'è quest'altro pezzettino qui e così via. Quindi, visto che sono tutte fatte in questa maniera, è chiaro che mi aspetto che la probabilità di un cammino, cioè x1, x2, xn, supponendo che delta t sia costante, sia della forma exp di che cosa? Di il salto che va da qui a qui, quindi meno x1 meno x2 meno v per delta t, v chiaramente dipende da x1, diviso 2 di delta t per una exp fatta così e così, così e così e così, no? Torna? Allora, diciamo così al quadrato, exp al quadrato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cosa ci abbiamo? Quindi, chiaramente, queste esponenziali, il prodotto esponenziale diventerà l'esponenziale della somma, no? Quindi vi aspettate un esponenziale di che cosa? Di un bel integralone, di una bella sommatoria di tutti questi pezzi per tutti i vari contributi. E così intuitivamente vedete bene cosa c'è. C'è una parte, sviluppando questo quadrato, una parte che dipende da x1 meno x2 diviso delta t al quadrato. No? Cioè x1 meno x2 al quadrato, vediamo. Diviso delta t. Cos'è questo qui? X1 e x2 è essenzialmente la velocità. Non la velocità v del drift, la velocità che faccio. Cioè, se io faccio un passo con una grossa velocità, indipendentemente dal drift, facciamo un altro colore, se non ci si confonde. Cioè, se io faccio con una grossa velocità, ho un grosso contributo qui. No? Se questo mi fosse 0 sarebbe molto improbabile avere un grosso salto sulla velocità, perché chiaramente la gaussiana mi va giù rapidamente. Quindi ho un pezzo, ti verranno tutti i pezzi, non ve lo faccio normalmente perché non l'ho fatto sviluppato, ragazzi, se poi qualcuno interessa ve lo faccio un'altra lezione. Un pezzo che dipenderà da che cosa? Da una velocità al quadrato, quindi essenzialmente dall'energia cinetica. Tutti gli altri pezzi invece dipenderanno da questo V, che è la velocità di drift, che è legata alle forze. Per cui avremo alla fine di tutto questo gioco qualcosa del tipo exp di un integrale lungo la mia, sono tutti delta t, sono tutti i vari contributini di delta t, di qualche cosa che dipende dall'energia cinetica, chiamiamola T, e dall'energia potenziale, più V. Ora poi vedremo se c'ho più, se c'ho meno, no? D'accordo? E quindi, diciamo, questa è più o meno l'idea. Chiaramente T e V dipendono dalla posizione X, quindi tutto questo oggetto qua, che qui non si vede, dipende dal cammino. Cioè, fissato il cammino, no? Quindi io mi fisso il cammino, vedete, non sto facendo la sottosi cammino. Quindi, fissato un certo cammino, mi vado a vedere passo passo dove andrebbe naturalmente se avessi solo il V, cioè se avessi solo questo qui. No? Quanto mi discosto da quello? E questo qui mi dice, diciamo, il peso statistico da associare a questo cammino. Dopodiché, chiaramente, dovrei ripetere su tutti i possibili cammini. No? Ma questo è solo per farvi vedere questa formulazione, che indubbiamente è più complicata per quanto sia molto più naturale da implementare dal punto di vista numerico su un computer, è legata a questa... Anzi, qui scusate, qui c'è un meno. Quanto è legata a questa... formulazione qua giù. Un classico ci deve essere un più meccanica matematica, vedremo c'è o meno.
Cioè la Lagrangiana. Sì, qui deve essere la Miltoniana, qui deve essere più, invece in meccanica in quantistica ci sarà un meno, c'è cioè la Miltoniana. Vabbè, la Lagrangiana, però appunto. Va bene? D'accordo? Comunque, tanto per dirvi un po' come sono legate queste cose, vedremo che questo qui ha una importanza fondamentale appunto in meccanica quantistica, poi cercheremo di capire perché. Però anche in meccanica classica, una cosa che non si trova da moltissime parti, però si può riformulare tranquillamente i processi stocastici come somma sui cammini che, diciamo, hanno una naturale implementazione su come poi vengono realizzate nel computer. E vedremo che questo è particolarmente importante perché in meccanica quantistica si farà esattamente questo giochetto qui, cioè si parte una formulazione di meccanica quantistica che si scrive in questa maniera, poi si fa un trucco per cui si trasforma questa rappresentazione quantistica in un cammino classico e poi lo si simula con tutti gli armamentari che abbiamo visto per i processi stocastici. Perché? Però questo qui ora vedremo se lo faremo tra qualche lezione, quando almeno abbiamo un po' un'idea di che cosa succede in video quantistica. Bene, così comunque, tanto per farvi vedere sintetivamente che, diciamo, una formulazione come questa, no? Che è legata a una formulazione completamente stocastica, diciamo, è equivalente, facendo tutte le cose per bene, a una formulazione legata sulla somma sui cammini. Vabbè, prendiamolo per assodato. Allora, prima di andare avanti con la parte quantistica, guardiamo come quelle quantità che abbiamo visto, cioè la V, questa V qui e questa di qui, sono legate, nel caso di un processo fisico, alle quantità microscopiche. Questo è essenzialmente il lavoro, uno dei lavori del 1905 di Einstein, quello sul moto browniano, quello che c'è il moto browniano, che è stato generalizzato. Questa formulazione qui, tra l'altro, per chi fosse interessato, è strausata in finanza. Questo giochetto qui, sia sulla somma sui cammini, sia queste formulazioni qui. Perché in finanza l'idea è che c'è delle, tra virgolette, forze del mercato, no? Che sistematicamente, che ne so, se è un momento di boom della Microsoft ci sarà un trend di aumento delle azioni. Però su quello non ci si guadagna nulla, perché sui trend tutti lo conoscono e nessuno si guadagna. Si guadagna sulle fluttuazioni, quella si chiama la volatilità del mercato. E per cui, diciamo, poi per vedere quanto guadagni da una certa strategia, devi riuscire a fare una simulazione dell'andamento del tuo mercato con una certa, diciamo, certi investimenti. E quindi alla fin fine si ricasca su questo tipo di processi qui. E anche perché poi c'è stato un monte di fisici a spasso che hanno pensato di vendersi, anche se vanno a fare patite, che hanno pensato di vendersi agli economisti, cioè, penso io, se hai trovato le particelle elementari vuoi che non ti trovi la maniera di fare soldi. Non credo siano così di successo, se no. Va bene, allora dicevo, quindi l'idea è a questo punto, tanto quanto per farvi vedere quanto sono rognose le equazioni differenziali stocastiche, è cercare di ottenere una stima della V e della D pensando a una particella immersa in un fluido soggetta a certe forze, alle collisioni con le altre particelle, cioè quello che abbiamo fatto essenzialmente nella prima lezione, no? Allora, chiaramente noi abbiamo un'equazione tipo F uguale a M per A, quindi M per A uguale a una forza che supponiamo dipenda dalla posizione, una forza viscosa, perché abbiamo detto, la facciamo in una dimensione, senza stare a metterci i segni vettoriali, abbiamo detto il nostro oggetto è immerso in un fluido, più, mettiamo, una fluttuazione rappresentata da un rumore eta gaussiano, quindi la media di eta è 0 e la correlazione, diciamo, eta di t, eta di nu, ho messo gamma fuori qui in maniera che questo posso prenderlo semplicemente come delta eta meno nu. Abbiamo
posso prendere di no, varianza unitaria, l'altro l'ho già scritta qui fuori la varianza. D'accordo? Quindi questo qui lo potete tranquillamente pensare estratto da un box mule, tiro fuori i numeri in quella maniera. Chiaramente, a meno che non siano esattamente lo stesso numero, sono completamente scorrelati, quando ci metto sopra mi fa 0. Allora, chiaramente A è uguale a V punto uguale a X due punti, no? E V appunto è uguale a X punto. Allora, l'idea è di studiare questo oggetto qui nel regime sovrasmorzato, cioè in cui essenzialmente, quindi non è esattamente in modo browniano, in cui la massa è molto piccola. Il moto browniano è esattamente l'opposto. Il moto browniano, cioè l'osservazione dei grani di polline non nel microscopio fatto da Brown, chiaramente il grano di polline ha una massa molto più grande della massa delle particelle, delle molecole d'acqua, e quindi la massa c'entra, e questo vuol dire che se io faccio un intervallo di tempo molto piccolo, la per esempio velocità che ha la mia grano di polline al tempo t più 1 è correlato alla velocità che ha al tempo t, cioè prima di curvare ovviamente ci mette un certo tempo, no? Però due si chiamano Ornstein e Uhlenbeck mostrarono, non mi ricordo quando, non so, diciamo non 1915 o qualcosa del genere, che se io prendo un delta t abbastanza grande, anche nel caso browniano, cioè anche nel caso di massa grande, dopo un po' le velocità si scorrevano completamente. Banale, no? Si sta sommando numeri casuali, a un certo punto finiranno per scorrelarsi. Quindi se io faccio un delta t piccolo, sì, ma non così piccolo, posso sempre riportarmi nel caso sovrasmorzato. Nel caso sovrasmorzato essenzialmente butto via questo termine qui. Noi facciamo il caso appunto del vaso di Hodge tra vasi di ferro, cioè una particella molto molto leggera circondata da particelle più pesanti. E quindi questa è chiaramente la massa trascurabile rispetto allo smorzamento. Quindi ottengo un'equazione del primo ordine, no? Della forma gamma V, che è uguale a gamma X punto, uguale a F di X più gamma, eventualmente funzione di X, eta di T. A questo punto mi riscalo il tempo, così che butto via anche il gamma. Bene, cioè riscalo il tempo in unità di gamma, e così lo butto via, quindi diciamo, io mi studio questa equazione di x punto uguale f di x più gamma di x, eta di t. Allora, qui è un classico esempio di equazione differenziale stocastica, questa si chiama equazione di Langevin. Langevin, non so se è un francese, si può vedere nelle foto dei primi congressi sorvese, perché dove c'è Einstein, ci sono tutti big del tempo. Fece scandalo perché Marie Curie si mise con Langevin, non so se è proprio in uno di questi convegni o no, e quindi a quei tempi che avranno molto più puritani di oggi, ci fu un grossissimo scandalo, e forse probabilmente Langevin era già sposato, e insomma, tanto per dirvi un po' di note di colore. Va bene. Sì, ma di qui, tanto era l'unica donna, si vede queste foto, è quell'unica donna in tutto questo congresso di uomini. E appunto il fatto che poi si sia messo uno di questi, mangiatrice di uomini, sciupa famiglia, non mi potete immaginare quanto sciopinisti fossero a quei tempi. Va bene. Il fattore gamma diciamo, o ci scaliamo queste qui con gamma o lo mettiamo in unità di tempo, tanto per levarla. Il fattore di smorzamento è gamma invece, è gamma grande. Sì, questo qui, gamma grande, sono essenzialmente la misura delle fluttuazioni di eta. Questa gamma piccola l'ho levato, l'ho messo nel tempo, con l'unità di tempo è quello lì. E chiaramente quando uno deve fare i conti, deve tenersi un conto. Vabbè, ma così tanto mi dica, allora, perché questi sono mal definiti? Perché appunto questo oggetto qui è un oggetto fluttuante, ma fluttuante quanto? Se io lo voglio scrivere come equazione differenziale,
devo decidere quando misurare, ad esempio, cioè speriamo che io voglio integrare questa equazione differenziale in un'altra maniera, Eulero, no? Quindi x al tempo t più 1 t, diciamo, più delta t uguale a che cosa? X al tempo t più f di x calcolato in un certo istante più gamma di x calcolato in un certo istante eta eta, no? Tutto questo qui per delta t. Bene, dove dovete pensare è questo delta t uguale a qualche cosa. Ora, il problema è dove calcolo x per valutare queste cose? Cioè, posso valutare, no, se questo c'è in mente, valuto delta t, t più delta t, io vorrei, diciamo, misurare queste cose qui in qualsiasi punto di questo intervallo. Chiaro, non ci sarà una grandissima differenza, però un po' di differenza c'è. E quindi, diciamo, l'approccio normale per i fisici è di, diciamo, misurarlo nel mezzo. E questo si chiama interpretazione di Stratonovich. Purtroppo è quella un pochino più rognosa quando io voglio, per esempio, cambiare variabili. Allora, vi sto a dire perché, non so, diciamo, ecco, diciamo, è quella più fisica, ma anche quella un po' più rognosa dal punto di vista dei cambiamenti di variabili. Viceversa, dal punto di vista matematico, è più facile trattare sia il delta t, lo becco, se io i miei calcoli lo faccio all'inizio del delta t. E questa si chiama la formulazione di Ito. Ora credo che Ito ci abbia anche un cappellotto da qualche parte, non mi ricordo se sulla O, sulla I o qualcosa del genere, un nome giapponese, che è più comoda per fare i soliti cambiamenti di variabili che uno fa nel caso di manipolazione formale dell'equazione differenziale. E quindi ci sono chiaramente delle regole per passare da questa interpretazione a questa interpretazione che io mi sono sempre rifiutato di studiare, ci sono. Diciamo che secondo me uno deve sempre partire dal pensare che questo qui la scrivo formalmente così, ma si sta lavorando sul discreto, sta lavorando a intervalli di tempo discreti, no, almeno diciamo dal punto di vista sia computazionale sia dal punto di vista formale, uno c'è meno problemi. Cioè, se, comunque, quando le cose differenziali stocastiche, i metodi standard per manipolare l'equazione secondo le regole dell'analisi vanno sempre presi un po' con le molle, perché spesso e volentieri non valgono, che diciamo dimostra quanto sia poco utile usare questa formulazione, però viene ben usata perché ci riporta a un mondo familiare, insomma. Allora guardiamo di, quindi chiaramente questo oggetto qua mi dà, una volta che io sappia integrarlo, mi dà una traiettoria che dipende dalla realizzazione del mio rumore. Quindi io non sono per nulla interessato alla singola traiettoria, ma piuttosto alle medie, al comportamento medio di questo oggetto qua. E del resto io sto cercando di calcolare di questi, che vi ricordate erano la media dei salti e la media del salto quadratico. Cioè, salto medio e salto quadratico medio. Quindi voglio ottenere questi oggetti qui. Cominciamo a calcolarci la media, lasciamo qui. Speriamolo così. Allora, cerchiamo di calcolarci lo spostamento quadratico. Quindi andiamo un po', quindi questa qui la scriviamo, questa qui appunto in maniera discreta, quindi la scriviamo come x t più delta t uguale x di t più delta t f di x più gamma di x eta di t, chiaramente. E, vabbè, anzi no,
Quindi questo qui è il mio delta x e ora voglio calcolarmi il delta x medio. Quindi allora, medio su che cosa? Beh, se lo sto cercando di calcolare su un intervallino di tempo delta t. A parte che dovete pensare che io ho un delta t che però è qualcosa di macroscopico, diviso in tanti piccoli intervallini, per ognuno dei quali io scelgo un eta e voglio farmi la media, lo spostamento medio nell'intervallo delta t, no? Dal punto di vista della simulazione è chiaro, io sto simulando per esempio il mio sistema di particelle, il mio delta t sono due osservazioni, c'è bisogno che siano abbastanza scorrelati di posizioni, quindi nel mezzo ci saranno state 100 collisioni con particelline. Ogni collisione con la particellina la prossimo con un contributo stocastico e quindi voglio riuscire a stimare la media di queste 100 collisioni tra loro scorrelate. Quindi questo qui sarà tipo integrale tra t e t più delta t in d tau di f di x di tau. Vedete, sto prendendo l'interpretazione di Ito, sto prendendo gli intervallini all'inizio, sto calcolando gli intervallini e i contributi all'inizio di ogni oggetto perché è più facile da scrivere, più gamma di x di tau eta di tau, se non lo sbaglio. Per ora non ho fatto niente di particolarmente, questa la lasciamo perché ce ne avrò bisogno. E a questo punto mi sviluppo questa nella coordinata al tempo t, cioè scrivo x di tau come x di t più v, scriviamola in questa maniera per ora, più più qualcosa di piccolo, più v delta t. Intanto se io non lo faccio vedere, l'importante è che scrivere f di x di tau come f di x di t più f' calcolato in x di t per x di tau meno x di t. Ovviamente io scriverò il tau uguale alla t così che non si addisce più niente. Questo mi picco, basta questo qua. Allora, a questo punto devo accedere a qualche altro di questo posto. Quindi sviluppando in questa maniera, se non sbaglio, il mio delta x mi viene qualcosa del tipo integrale tra t e t più delta t in d tau. Allora, sviluppo questo è facile. Quindi mi viene f di x di t più f' di x di t per x di tau meno x di t. Più, allora qui c'ho un gamma di x di t più un gamma primo di x di t per x di t di tau meno x di t. Questo qui per eta di tau. Eta non lo posso sviluppare perché ed è completamente scorrelato, quindi eta di tau non ha nessuna relazione con eta di t. Quindi quello non posso fare lo sviluppo di continuità di piccola variazione. Va bene, allora adesso questo. Dato questo qui, posso scrivere quindi che x di tau è uguale a x di t
più cioè, diciamo, x di tau meno x di t, diciamo, lo posso scrivere come integrale in d nu tra t e tau e t più tau di nuovo x punto, cioè di v, che è una banalità, scriverlo così, ma mi serve in realtà per ributtare qui dentro di nuovo l'equazione di partenza, che è questa qui. Perché faccio questo qui? Perché io non posso sviluppare questo oggetto qua. L'unica cosa che posso fare per cercare di mandarlo via è ci ributto dentro questa qui e poi sfrutto queste proprietà qua. Bene, perché ci devo ributtare questa? Perché, diciamo, visto che qui c'è contributi tra loro scorrelati, in linea di principio non so dirti quanto x di tau è differente da x di realtà, è proprio quello che sto cercando di determinare. L'unica cosa è cercare di chiuderle in maniera consistente, in maniera che mi vengano fuori prodotti in questa maniera qua, che questi per definizione non so quanto valgono. Quindi è un po' un trucco, certo, questo dato ve lo davo apposta per cercare di apprezzare quanto poco sono maneggevoli questi oggetti di qui. Ma così lo posso levare, quindi questo lo posso levare, questo lo posso levare, questo poi si delta x, quindi questo non so levare. Allora, quindi proviamo a descriverlo, questo scritto mi viene fuori. Allora, vabbè, questo diciamo è facile, questo qui c'è bisogno di stare a fare molte cose, no? Questo qui è questo qui, quindi mi viene f di x, x di t ovviamente, delta t, ecco, l'integrale di questo oggetto qua, l'integrale normale, mi viene delta t. Poi, qui ci devo ributtare dentro questo oggetto qua, quindi diciamo più l'integrale tra t e t più delta t in d tau, f' di x, però lo posso tirare fuori, quello non c'è niente, quindi diciamo f' di x integrale tra t e t più delta t in d tau di questo oggetto qua, dell'integrale in d nu tra t e t più tau di f di x più gamma di x eta di tau. Ora, avendolo ributtato al secondo ordine, qui ci metto direttamente i valori, diciamo, all'estremo dell'intervallo. Chiaro, no? Gli altri contributi saranno ordini successivi che non mi interessano. Torna? Cioè, qui di nuovo erano calcolati in qualche punto nel mezzo, di nuovo qui potete fare lo sviluppo. Se lo provate a fare, vedete che i termini successivi sono tutti ordini successivi che butto via rispetto al primo ordine. Quindi mi interessa, l'unica cosa diciamo rognosa è questa, e ho messo a posto questo. Poi c'ho più, allora qui c'ho questo gamma di x che lo posso portare fuori, integrale tra t più delta t in d tau di eta. D'accordo? Più, mi rimane questo, quindi c'è gamma primo di x, lo posso portare fuori, integrale tra t e t più delta t in d tau, di un eta di tau, questo, al posto di questo ci rimetto di nuovo questo qui, quindi c'ho integrale in d nu tra t e t più tau df di x più gamma di x eta di nu.
Bella roba, eh? Bene. Allora, vediamo adesso di vedere cosa c'è. Dov'è? Questo qui, perfetto, mi va bene, è anche in delta t, quindi questo qui mi rimarrà, perché poi dovrò fare delta x meglio su delta t, quindi va bene. Questo parte, vediamo un po' che cosa c'è. Qui c'ho un f' di x per f di x, questo lo posso portare fuori, per che cosa? Per due, questo integrale qui, no? Andiamo a scrivere specificamente. Allora, qui mi viene, lo scrivo qua, poi dopo non c'ho tempo, non c'ho posto per riscriverlo tutto. Quindi diciamo f' di x, f di x integrale tra t e t più delta t in d tau, integrale, cioè praticamente si può scrivere anche tra, a questo punto tra 0 e tau in d nu, o tra t e t più tau. Questo qui è tau, no? Questo integrale, questo vale tau. E quindi tutto questo integrale qui vale delta t quadro mezzi. No? Perché poi l'integro tau in d tau, quindi delta t quadro mezzi. Quindi questa parte qui c'è, ma è di contributo del successivo e quindi non mi interessa. Quindi questa parte qua non mi interessa. Questa parte qui neppure c'è, perché questa volta l'integrale di nu di eta di tau mi fa 0. Perché nu ho presupposto che abbia media 0. Quindi questo pezzo qui non c'è. Questo pezzo qui pure non c'è, perché l'integrale di eta è eta media è 0, quindi neanche questo pezzo qui c'è. Oh, questo pezzo qui, andiamo un po' più, quanta roba c'è, eh? Allora, qui c'ho, cominciamo, c'ho un f di x che posso portare, diciamo, un gamma primo di x, f di x, per, beh, qui mi va un tau, e qui c'ho un integrale di tau eta di t. D'accordo? Eta di tau, che di nuovo fa 0 per simmetria. E quindi l'ultimo pezzo che invece mi resterà è un gamma primo di x, gamma di x, per un doppio integrale che stavolta mi darà questo oggetto qua, integrale in di tau di eta di tau, integrale in di nu di eta di nu, che mi dà, diciamo, un integrale mi dà proprio la delta e quindi si va anche il secondo integrale. Questo qui, diciamo, in atto integrale, diciamo, si mangia l'argomento, quindi mi viene l'integrale in dt e quindi tutto questo pezzo qui non vale altro che delta t. No? Cioè, nel senso, quando faccio l'integrale mi viene proprio questa correlazione, quindi mi viene un 1 una volta integrato. No? E quindi poi mi viene l'integrale di 1 e mi viene delta t. E quindi, mettendo tutto insieme, mi viene che il mio v, quello che devo buttare poi nell'equazione di Fock e Planck, cioè delta x medio su delta t, mi viene f di x più questo gamma primo gamma,
gamma primo gramma è chiaramente un mezzo derivato di gamma quadro. Bene. Quindi più un mezzo uguale f di x più un mezzo la derivata rispetto a x di gamma quadro di x. E questa è la parte più interessante, cioè nel senso il drift, la cosa più interessante è che non è solo f di x, cioè la forza, che diciamo, quello me la potrei aspettare, no? D'accordo? È anche dovuto a quanto varia le fluttuazioni nello spazio. Cioè, nel senso che se da qualche parte sono più grandi e da qualche parte sono più piccole, ho, diciamo, una forza, tra virgolette, osmotica, che mi sposta, diciamo, che mi tende a spostare il mio cammino da una parte a quell'altra. E questa, diciamo, è sicuramente la parte più interessante di tutta questa derivazione. D'accordo? Poi c'è l'altra parte che, ovviamente, è ancora più calcolosa, che ve la risparmio, anche perché il risultato è più banale, cioè che quando vado a calcolarmi il delta x quadro su delta t, chiaramente è calcolosa perché non solo devo fare il soggetto, ma devo fare il quadrato. In realtà qui va via quasi tutto e mi rimane un mezzo gamma quadro di x. Questo, diciamo, è il mio d di x. Però vediamo se di x c'è un 2, non c'è un 2, insomma. Comunque, diciamo, la parte, no? Quindi, qui ci possiamo poi rimettere di x, Quindi, chiaramente, questa parte qui mi dà solo le fluttuazioni che mi potevo immaginare, cioè che la parte, diciamo, che d di x siano dovute alle fluttuazioni a livello microscopico, non è che ci avevo poi tanti dubbi fin dall'inizio. Però la cosa più interessante è questo termine qui, che il drift non è solo dovuto alla forza, ma è dovuto anche alla variazione spaziale delle fluttuazioni. Ma essendo gamma quadro definito positivo, significa io ogni volta c'ho un termine di rumore, questo mi aumenta per forza il drift? No, è la bene, la variazione spaziale, cioè d di x. Sì. Quindi può essere anche... Quindi se è uniforme non c'è nessun drift, ma diciamo, questo qui, cioè, se lo pensi a livello di calore è molto semplice, cioè se le fluttuazioni le vedi proprio come la differenza di temperatura, io ho un drift costante dovuto alla differenza di temperatura costante. Non è che sia, diciamo, così mostruoso, no? Da una parte mi dà parecchie volte, da una parte meno, quindi ho questo drift dovuto alle fluttuazioni, no? Chiaramente ho sempre le fluttuazioni dovute alle fluttuazioni, questo, diciamo, non ci piove. Vabbè, questo è per dirvi come poi la manipolazione delle equazioni differenziali sia un po' rognosa. Oh, volete fare un po' di pausa? Vai. Vi dicevo, quindi, la meccanica quantistica, voi sapete qualcosa di meccanica quantistica, diciamo, informatici? Niente, no? Allora, diciamo, facciamo più che un'introduzione storica, cerchiamo di fare qualcosa di concentrato. Diciamo, fino all'800 sembrava che la fisica non avesse più nulla da dire ormai, perché avevano fatto le equazioni di Maxwell, c'era una fisica di Newton, diciamo, era tutto più o meno fatto, un po' come la situazione di oggi, insomma, no? Sembrava non ci fosse nulla da scoprire, tranne due o tre cosine che non riuscivano bene a entrare dentro questo quadro. E alcune erano tipo l'effetto fotoelettrico, una era in modo browniano, l'effetto fotoelettrico, il fatto che ci sono dei metalli, un metallo quello potete rappresentare come una buca di potenziale in cui dentro ci stanno gli elettroni,
cioè come fossero delle palline, no? Ovvero, se io gli do abbastanza energia, per esempio scaldandolo, a questo metallo, gli elettroni, no, beccano questa energia e saltano fuori. Quindi, io posso farlo o con delle scariche elettriche, mettendo un campo elettrico abbastanza forte, oppure scaldandolo, oppure tutte e due, perché poi è il sistema con cui riesco a generare gli elettroni in una valvola, in un televisore vecchio stile, e così via. E vabbè. Un'altra maniera, soprattutto in certi metalli, in cui questo gap qui è abbastanza piccolo, è di illuminarlo dall'esterno, e appunto c'è cioè l'effetto che è un fotoelettrico, cioè se te lo illumini saltano fuori gli elettroni e così posso sostituire sensore di luminosità e cose del genere. Ma con i metalli alcalini fanno questo genere. Ora però il problema è che allora, andiamo un momento di illuminazione. L'illuminazione è legata al colore, ovvero alla frequenza, e l'intensità. Queste due cose sono tra loro completamente scorrelate, cioè posso avere una luce rossa molto intensa, una luce blu debole, va bene? D'accordo? Cioè l'intensità che è il quadrato del campo elettrico, no? L'avete fatto a fisica 2. Allora, la cosa buffa del fotoelettrico è che questo giochino qui funzionava solo se la radiazione era con una certa frequenza, cioè oltre una certa frequenza. Cioè, per esempio, io posso illuminare questo metallo con una luce molto forte rossa, e quindi dargli abbondantemente l'energia che avrebbe bisogno per saltare via, e quindi non salta neanche mezzo elettrone. Se lo illumino, mettiamo, con una luce anche debole blu, cominciano a saltare fuori gli elettroni. E nel quadro classico non si capisce come faceva gli elettroni a decidere di saltare a seconda della frequenza. Questa è la prima cosa, diciamo, che disturbava abbastanza. Chiaramente un'altra cosa era legata alla velocità della luce, no? Perché dall'equazione di Maxwell viene fuori che la velocità della luce è indipendente, è la stessa per tutti i sistemi. Ma dalla relatività galileiana invece sappiamo che la velocità di un oggetto cambia a seconda dell'osservatore, cioè se io vedo una macchina che viaggia a 100 all'ora e la osservo da terra vedo a 100 all'ora, se la osservo da un treno che viaggia anche lui a 100 all'ora la vedo ferma rispetto al treno, no? Ma la velocità della luce non sembrava influenzata. Allora, diciamo, chiaramente la velocità della luce è molto più grande delle velocità disponibili, e quindi, diciamo, qual è l'oggetto più veloce che conosciamo, su cui si possono fare gli esperimenti? Il fotone. Il fotone, va bene, ma è difficile fare un montaggio con un esperimento a fotone. Cioè, per vedere questo giochetto qui, se la luce rallentava, vista da un oggetto in grande velocità, bisogna montare l'esperimento su un oggetto che viaggia a grande velocità. No? Allora, qual è l'oggetto? La Terra, ovviamente. La Terra, diciamo, viaggia attorno al Sole con una bella velocità, oltre a ruotare, no? Inoltre il Sole viaggia attorno al centro della galassia e così via. Più che altro, ruotando, cambia continuamente velocità. Quindi l'idea è che se si va a mettere, quello che fece appunto Mason e Morley, un esperimento in cui metto uno specchio semiriflettente, come si fa anche così, che mi divide un raggio in due, in modo che uno vada a finire su uno specchio qua e torni indietro, un altro vada a finire su uno specchio qua e torni indietro, poi la parte che si ricombina dei miei due cosi, visto che, diciamo, quando faccio la somma su due onde, no, sono un po' sfasate, ottengo i battimenti, esattamente come quando accordo la chitarra, no, vedo, diciamo, una qualcosa, diciamo, con dei picchi legati proprio alla differenza tra i due, delle frange di interferenza. Queste frange di interferenza, se cambio, per esempio, è molto sensibile il soggetto qui, che io posso spostare uno di questi specchi e appena appena qualche cosa mi cambiano le frange di interferenza. Fate conto che usando riflettori messi sulla Luna dai primi astronauti riusciamo a misurare la distanza Terra-Luna con questo metodo qua con una precisione di qualche centimetro. Che sono parecchio sensibili. Allora, l'esperimento di Mason e Morley è molto semplice.
si costruisce un oggetto di questo, fatto così, si mette da qualche parte, poi lo si ruota e si vede se le frange cambiano con l'orientamento del mio oggetto rispetto alla direzione di velocità della Terra, no? Lo fece Don Odissero su un tramontatore di pietra galleggiante su un vaso pieno di mercurio in maniera che non ci fosse problema a girarlo e così via, e non notarono nessun cambiamento rispetto alla rotazione, che vuol dire che, diciamo, rotato vuol dire qualche volta questo braccio, questa parte qui dovrebbe essere più o meno lungo, questo tempo qui dovrebbe essere più o meno lungo perché la velocità della luce dovrebbe essere più o meno grande rispetto, perché si somma o si sottrae con la velocità della Terra, no? E quindi questo qui era un altro grande problema. Un altro grande problema era il calore specifico dei gas. Cioè, il calore, se voi prendete la tutta termodinamica, vedete che quando scrivete V, no? Uguale nRT, no? Qui nel mezzo ci sta il calore specifico, che diciamo normalmente è una costante e doveva essere legato, secondo il quadro classico, il calore specifico, cioè diciamo, la temperatura, mettiamola così, la temperatura è legata, cioè un mezzo KT, poi lo vedremo perché questa è una parte, diciamo, che ha a che fare con la meccanica statistica, è legata all'energia cinetica media per grado di libertà, che vuol dire una sfera, un punto materiale può viaggiare in tre direzioni, quindi a tre mezzi KT la sua energia cinetica media. Se considero che il corpo, cioè che sia una sfera vera e propria, possa anche ruotare, c'è una sega di libertà, quindi dovrebbe essere 3 KT, e in realtà invece i gradi rotazionali, in realtà non si osserva questo qui per le molecole monatomiche, che vuol dire che le molecole monatomiche non ruotano per qualche motivo strano, e questo già era un mistero, perché non devono ruotare? No, sembrano tutti gli effetti degli oggetti che possono ruotare. Una molecola diatomica dovrebbe averci 3 gradi di libertà traslazionali, 3 gradi di libertà rotazionali più un grado di libertà legato a questo qui, no? Quindi quant'era? Dovrebbe essere 7 mezzi. Invece in realtà è a basse temperature 3 mezzi, ad alte temperature diventa 5 mezzi, cambiando così a gradini, no? Con la temperatura. E anche questo, cioè, come se, diciamo, a bassa temperatura si comportasse come un punto materiale. A un certo punto comincia a poter ruotare secondo i suoi assi, quindi 5 mezzi, secondo i suoi assi principali, perché questo ha un asse principale con un momento di inerzia molto piccolo, essenzialmente uguale a quello che avrebbe una sfera, e due assi in cui c'è un momento di inerzia più grande. No? Sembra che ruota solamente intorno a questi due assi più grandi, passa a 5 mezzi, e poi passa a 6 mezzi a temperature ancora più alte perché comincia anche a vibrare. No? E così le molecole più complicate fanno cose abbastanza più complicate di queste. Quindi, anche qui il mistero, cioè, serviva perché non facesse quello che uno si aspetta, cioè quello che uno deve fare a un corpo macroscopico. Poi altri problemi erano lo spettro di emissione e di assorbimento delle sostanze. Cioè, se voi prendete una sostanza, sale a cucina, la mettete sul fornello, vedete che è gialla, no? Ha una luce gialla, la luce del sole, della lampada a sole, così via. Se voi questa luce la fate passare, per esempio, in un prisma, no? Oppure ve la guardate con un CD-ROM, queste frange che si vedono qui sui CD-ROM sono dovute al fatto che CD-ROM tirano tanti buchini, no? E fanno dal reticolo di diffrazione. Quindi è come se fosse tante fenditure su uno schermo. Allora, diciamo di nuovo, facendo la somma, questa volta la somma sui cammini, qua succede che queste somme sono onde, quando arrivano in fondo possono sommarsi in fase o fuori fase. Ora, se la differenza tra ognuno delle due è sempre un multiplo della lunghezza d'onda, in questa direzione qui
tutti questi cammini si prende che la luce arrivi tutta parallela dall'esterno, no? Se la differenza tra uno stesso raggio che passa tra due buchi differenti è un multiplo della lunghezza d'onda, si sommano, se no, diciamo, se prendiamo metà di questa d'onda, si distruggono completamente. E quindi abbiamo che in certe direzioni si vede bene la luce, in altre direzioni non si vede. Allora, se voi prendete un DVD o un CD-ROM, forse meglio un CD-ROM, facciamo più grossi, e guardate una lampada al sodio, vedete delle frange gialle e delle frange nere, no? Qui si vedono tutte colorate perché chiaramente ogni lunghezza d'onda diffrangia una direzione differente, no? E quindi vediamo la luce del sole che è con tutte le lunghezze d'onda sparpagliata nelle varie direzioni, per questo vediamo tutti i colori cangianti, no? E vabbè, questo qui, tutto classico. Se potete andare a vedere appunto l'emissione di idrogeno, elio, qualsiasi altra sostanza, vedete che lo spettro, mentre il sole ha un bello spettro continuo, c'è tutti i colori, con una curva caratteristica che si può ricavare in qualche maniera, e che dipende dal colore, quella curva che voi vedete nei monitor, no, quando dice mettete a che temperatura di colore la mettete, ecco, l'idea è che i colori siano proporzionati tra loro, come la luce del sole a una certa temperatura, la luce di un corpo incandescente a una certa temperatura. La luce delle sostanze elementari invece è fatta a bande, a righe. E anzi è un metodo per identificare le sostanze, cioè un metodo della chimica analitica, cioè lo mettete una quantità di sostanza in un becco Bunsen, la guardate attraverso uno spettroscopio e potete dire qui c'è sodio, ferro, potassio, eccetera, eccetera, eccetera. D'accordo? Anche questo non si riusciva a capire come mai lo spettro veniva fatta in questa maniera, ma anche la luce del sole dava dei problemi, e tutto perché? Perché in realtà, secondo la trattazione classica, in una cavità ci possono stare solamente certe lunghezze d'onda, no? Certe, diciamo, è come pigliare una corda e farla oscillare, ci stanno solo un certo numero intero di mezze lunghezze d'onda. La cavità è, secondo, diciamo, il concetto ideale di un corpo nero. Un corpo nero è un corpo che assorbe tutta la luce che gli arriva e emette solo la propria luce propria, non c'è nessuna riflessione. È chiaro che se io ho una cavità, qualsiasi sia il coefficiente di assorbimento della cavità, un raggio di luce per uscire dovrebbe ribaltare talmente tante volte che viene assorbito prima. Quindi lui non rimette nulla della luce che riceve, rimette solo di roba interna, no? Allora, il problema è che se voi usate lo stesso principio, che ogni grado di libertà, cioè ogni modo di oscillazione della mia radiazione elettromagnetica ha un mezzo kT, mi verrebbe fuori che una cavità dovrebbe mettere sempre su tutte le lunghezze d'onda, compresi raggi X, raggi gamma, e quindi diciamo in realtà la vita dovrebbe essere impossibile, no? Oltre al fatto che metterebbe una quantità di energia infinita, oppure zero. Cosa che è assolutamente incompatibile rispetto allo spettro, questo qui. Ma in più, andando a guardare con più dettaglio lo spettro, ci si rese conto che nel mezzo c'erano delle bande nere, che dopo un po' si riuscì a capire che erano le stesse bande che avrebbero emesso delle sostanze sulla Terra, che stavano nella parte più esterna del Sole, e quindi a una temperatura più bassa, quindi non riusciva ad emettere, però investite dalla radiazione che arriva dal centro del Sole, la assorbivano e quindi si mangiavano la stessa frequenza che avrebbero emesso, no? Quindi l'idea è che un atomo può emettere solamente certe frequenze o assorbire solamente quelle frequenze. Questo veniva fuori. Tra l'altro un byproduct di questa osservazione qui fu che si scoprì che sul Sole c'erano le stesse sostanze che ci sono sulla Terra, no? Carbonio, ossigeno, elio, idrogeno, così. E in più appunto una sostanza in più che sulla Terra non si trovava a quei tempi. Appunto, l'ho appena elencata, quale di queste sostanze?
carbonio, idrogeno, elio, azoto, il nome stesso lo dice, no? L'elio. L'elio sulla Terra, diciamo, non c'è, almeno non c'è nell'atmosfera. Come mai? Ah, perché è un gas nobile, quindi non si combina con altre sostanze, e è anche molto leggero, che vuol dire che con la radiazione solare può tranquillamente arrivare all'energia necessaria per schizzare via dalla attrazione gravitazionale. Chiaramente anche gli altri gas leggeri, solo che quelli sono, diciamo, presenti, diciamo, si dissociano da altre molecole e quindi vengono costantemente riforniti. No? Allora la seconda domanda è: e noi dove si trova l'elio per gonfiare i palloncini? Da dove si piglia? Visto che non si può prendere l'atmosfera, che nell'atmosfera non c'è. Non mi sarei mai posto questo problema. Si estrae dai pozzi petroliferi, o in generale dai pozzi di gas, cioè insieme al gas si viene su anche l'elio, e si distilla, e poi dopo non costa neanche tanto, no? Allora, la domanda è: chi ce l'ha messo sotto terra l'elio? È rimasto? No, perché l'elio tende a filtrare, infatti filtra dalla terra, no? E si accumula nelle sacche dove poi viene pompato via, ma se prende un po' passa anche attraverso l'elio, passa anche attraverso tanti contenitori. No, il problema è che viene costantemente fatto dal decadimento dell'uranio. Ecco, nel catene di decadimento dell'uranio c'è l'emissione alfa, che è l'emissione di un nucleo di elio, che dopo un po' cattura un paio di elettroni, si trasforma appunto in un atomo di elio e comincia a filtrare attraverso la terra e si accumula appunto in queste sacche. L'uranio ha un tempo di dimezzamento di 4,5 miliardi di anni, che vuol dire che ora ce n'è la metà di quanto ce n'era alla formazione della Terra, però abbastanza lungo da poterci dare ancora l'elio. Tra qualche altro miliardo di anni, tanto questo la Terra sarà già scompata, ma insomma, diciamo, non ci sarà più elio sulla Terra. Va bene, quindi questo è un altro un mistero. Ce n'erano anche altri, insomma, erano tutti un po' così. Ora, chiaramente, nel 1905 arriva Einstein, che in un anno fa tre articoli: uno sull'effetto fotoelettrico, uno sul moto browniano e uno sulla relatività generale ristretta. Insomma, diciamo, un anno niente male, eh? Va bene. E allora, un quadro che viene fuori, diciamo. Oltre a quello lì c'è anche Planck, che è quello, diciamo, che era piuttosto vecchiotto, un po' della vecchia generazione, che un po' arrabattando si riesce a spiegare questo spettro qui, che è il fatto che abbia questa forma, invece di scappare via, dicendo che i nostri modi di, diciamo, di oscillazione delle nostre relazioni elettromagnetiche nella cavità non sono, diciamo, non hanno tutti la stessa energia, ma hanno un'energia che è proporzionale alla frequenza, essenzialmente HN, no? Dove H appunto viene chiamata costante di Planck, e quindi, diciamo, data una certa energia, se ne eccitano più di questi, un po' meno di questi, un po' meno di questi, e fino a un certo punto non ce la fanno più a eccitarsi. È per questo che dalla cavità, no? Viene fuori un oggetto fatto così. In realtà questo qui è combinato da due cose: dal fatto che questi sono di più, questi meno, questi meno e così via. Quindi in realtà c'è un fattore esponenziale che fa così. Però poi c'è un'altra cosa, che di questi modi qui, in una cavità tridimensionale, ce ne sono meno, di questi di più, di questi di più, di questi di più e così via. Non c'è più maniera di combinare con gli stessi numeri di nodi questi oggetti qui. E quindi il prodotto tra un oggetto fatto così è un oggetto fatto così, cioè questo è una E alla meno qualche cosa, E alla meno X, questo per una X alla alfa, e la loro combinazione ci dà proprio una curva, che è quella del corpo nero. Questa è una cosa, diciamo, abbastanza generale in meccanica statistica. Va bene, però Planck l'aveva buttata lì giusto come ipotesi. Einstein dice: ah, ma se noi, come fa quasi sempre Einstein, se noi generalizziamo e lavoriamo su queste ipotesi, in realtà si spiegano tanti altri fenomeni, in particolare si spiega l'effetto fotoelettrico. Perché allora dice: è chiaro che quelli che arrivano non è una radiazione continua come nel caso classico, ma degli oggetti che si chiamano fotoni.
ogni fotone porta un quanto di energia H, no? E quindi quelli blu portano più energia di quelli rossi. È chiaro che l'intensità dipende da quanta energia porta ogni fotone per quanti fotoni arrivano, no? Quindi posso benissimo avere un flusso forte di fotoni meno energetici e un flusso debole di fotoni più energetici. Però il singolo elettrone che cosa fa? O becca il fotone giusto che gli dai un colpo solo l'energia per saltare sopra, altrimenti lui fa un salto, diciamo, che non arriva a uscire, dopodiché disperde questa energia in collisione con gli altri fotoni, no? Va bene? Perché questo è il classico cosa, cioè anche noi come umani, i nostri device, dopo tutti i device, a singolo fotone, cioè, riusciamo a sfruttare un solo salto. Le piante, non, diciamo, le piante verdi, il sistema di clorofilla, le piante, quelle verdi ci abbiamo con noi, hanno invece un sistema molto più sofisticato a due fotoni, in cui riescono a accumulare l'energia di un primo fotone e poi il secondo fotone li fanno fare il salto e fanno un quanto di un tot di energia. È un sistema piuttosto sofisticato. E ci sono dei batteri che usano un meccanismo più antico a un singolo fotone, le batterie anche verdi, insomma, come si chiamano così. E va bene, io tanto per dirvi che la natura, qualche volta fa delle cose molto sofisticate. Ma quindi questo qui diciamo, da quello che veniva fuori da Einstein, veniva fuori appunto un quadro in cui l'energia è quantizzata, va bene? E a questo punto c'è un'altra serie di esperimenti, diciamo, un po' concettuali, nel senso che bisogna un po' rivederli, e, diciamo, il quadro è quello giusto, ma in realtà l'esperimento così non è fatto esattamente in questa maniera, che si chiama l'esperimento della doppia fenditura. Cioè voi prendete una sorgente luminosa, una doppia fenditura, questa si può fare, sì, e andate a vedere cosa succede su uno schermo posto a una certa distanza e vedete, diciamo, delle frange di interferenza che si spiegano tranquillamente in maniera classica. Bene, cioè nel mezzo da qui l'ho fatto male, insomma nel mezzo c'è un picco e poi fa bassa, no? Sono, questo effetto qui lo si vede bene quando si appassiona una piccola, no, due vetri l'uno con l'altro, si vede degli aloni a righe, si chiamano gli anelli di Newton, che sono dovuti a un principio di interferenza fatto in questa maniera. Ora però ci sono una serie di esperimenti fatti con gli elettroni che essenzialmente si possono interpretare nel quadro della doppia fenditura. Allora, in che maniera? Allora, per prima cosa bisogna avere un oggetto che ci permette di osservare gli elettroni. E l'oggetto è simile in qualche maniera all'effetto vuoto elettrico, cioè se noi prendiamo due piastre metalliche, ci si mette tra di loro una differenza di potenziale appena inferiore a quella che sarebbe necessaria per strappare via direttamente gli elettroni. A questo punto, se qui mi arriva qualche cosa, che può essere un fotone ma anche un elettrone, questo qui dà abbastanza energia da farlo schizzare via, questo qui, no? A questo punto questo elettrone viene accelerato da questa differenza potenziale e va a battere questo qui con un'energia maggiore e quindi a questo punto ne può far saltare via un certo numero di più. Allora, dopodiché si può mettere un'altra piastra ancora con una differenza potenziale rispetto a questa e così riusciamo a amplificare anche il singolo evento. Ecco, è praticamente un contatore Geiger. No, si chiama anche fotomoltiplicatore e sono quegli agenti che si vedono nei film, diciamo, di spionaggio che danno quelle immagini verdi, so, tipo Silenzio Innocenti, uno dei vecchi film in cui ci sono queste squadre speciali che entrano al buio, cioè, e si vede attraverso il loro visore che hanno una specie di carocchiali che si davanti. Sono gli oggetti che funzionano in questa maniera, ora magari sono tutti elettronici, eh? Allora, quindi noi siamo un soggetto di elettroni. Mettiamo un fotomoltiplicatore da qualche parte e andiamo a questo qui conta i singoli elettroni, Quindi andiamo a contare gli elettroni che arrivano. Allora, per cominciare si può anche misurare l'energia del singolo elettrone e tutto, Cioè si vede per cominciare che gli elettroni pure sono quantizzati, la carica elettrica è quantizzata, adesso questo qui è già stato misurato da Millikan nell'800. Allora, dopodiché io posso mettere una certa posizione e mi conto, cioè,
quanti elettroni, oppure ne posso mettere tanti di questi fotomoltiplicatori. Allora vedo un elettrone qui, un elettrone picchia qui, un elettrone picchia qui, un elettrone picchia qui, quindi sono eventi singoli. Quando mi faccio un istogramma di questi eventi, mi emerge il quadro dell'interferenza. Se io tappo una di queste qui, invece mi dà un classico quadro gaussiano, come se l'elettrone arriva qui, interagisce in qualche maniera con questi bordi, viene un po' deviato e mi viene una gaussiana. No? Quindi, quando tappo quell'altro mi viene un'altra gaussiana, quando apro anche il 2 mi viene questa figura di interferenza. Però ricordiamoci che è costruita da eventi singoli. In realtà, se io lo faccio lo stesso con i fotoni, anche quello è uguale, posso usare lo stesso fotomoltiplicatore, uso una luce molto molto debole e anche con i fotoni vedo bene che sono eventi singoli che costruiscono queste frange di interferenza. A questo punto posso pensare, beh, però con gli elettroni io in realtà li posso vedere, perché se mi vanno a collidere con un fotone lo deviano e quindi io posso vedere se passa da questo punto, da questo buco qui a questo buco qua. Cioè metto una luce abbastanza forte e vedo se l'elettrone mi dà un lampo qui o un lampo qui. A questo punto quindi posso capire se l'elettrone è passato da questa parte qui. E cosa osservo? Che mi scompare la figura di differenza e mi viene fuori la somma di queste due gaussiane quando io riesco a contare gli elettroni. A questo punto dico, beh, posso diminuire l'intensità della luce e dargli meno noia, no? E posso contare, cioè, qualche volta vedo gli elettroni, qualche volta no, perché la luce è più debole, ho meno fotoni, e posso anche distinguere quanti sono stati visti, da che parte passavano, e quanti no. La statistica fatta con quelli che sono stati visti mi dà questa curva, la statistica fatta con quelli che non sono stati visti mi dà questa curva. In qualche maniera è come se lo vedo, lui dice, ah no, allora ora mi comporto classicamente. Se invece non lo vedo, dico, ah, mi comporto quantisticamente. No, quindi capite l'idea, questo esperimento qui, diciamo, ha dato mal di testa a parecchi fisici, no? Posso fare anche un'altra cosa, dico, ah no, ma è chiaro, perché il singolo fotone è troppo energetico. Posso usare fotoni meno energetici, con frequenza più bassa, cioè con lunghezza d'onda più grande. No? Il problema è che la risoluzione spaziale è legata alla lunghezza d'onda. Io non posso risolvere oggetti più piccoli della lunghezza d'onda. Allora potete immaginare cosa succede. Finché ho una lunghezza d'onda che mi permette di distinguere da quale buco passano, vedo questa statistica. Appena ho una lunghezza d'onda che non mi permette più di vedere da che buco passano, ottengo questa figura di interferenza. Anche questo ovviamente non è che abbia proprio, era proprio facilissimo da spiegare. Allora, come si diciamo, come si spiega questo video? In realtà non si spiega, bisogna in qualche maniera riformulare completamente l'idea stessa di traiettoria, di comportamento delle particelle e così via. Cioè, se ci pensate, noi l'idea che un oggetto segue una certa traiettoria è legata al fatto che noi possiamo osservarlo in ogni punto. Osservarlo vuol dire, beh, essenzialmente mandargli dei fotoni e vedere se questi fotoni sono assorbiti o riflessi. Ma quello che noi facciamo, noi lanciamo una palla, la mettiamo sotto un fascio di fotoni e questa mi dice che fa una certa traiettoria. Questo qui implica che collidere con un fotone non disturbi il moto del mio oggetto, no? Cioè, se voi pensate di essere al buio e di avere solo palle da biliardo a disposizione, di voler vedere la traiettoria di una palla da biliardo usando solo altre palle da biliardo per vedere se ci picchia o non ci picchia, è chiaro che ci sono poche speranze di osservare la traiettoria. Per osservarlo deve avere delle biglie, insomma, delle palline più piccole di quelle che state usando. Il fatto è che gli elettroni hanno, diciamo, un'energia, un fotone gli dà una botta molto vicina a quella che è la sua energia normale, no? E quindi quando lo osservo gli rompo le scatole.
Quindi se voi pensate di essere nati in un mondo buio, diciamo, in una foresta tropicale, quindi un mondo pieno di rami, ramoscelli e così via, beh, mi immagino completamente al buio. L'idea stessa che un corpo avesse una traiettoria continua in assenza di rami sarebbe stata magari una scoperta della fisica molto avanzata, no? Normalmente lo direbbe, beh, se tiro un oggetto abbastanza grosso in quella direzione c'è una qualche probabilità che caschi qui, magari casca un po' di qua, casca un po' di là, no? Questa, diciamo, sarebbe stata l'osservazione normale. No, se tiro due oggetti insieme è chiaro che uno lo pescato da quell'altro, perché no, uno sposta i rami che gli vanno a battere su quell'altro, è chiaro che ci sono delle interazioni. Allora, quindi, in realtà, quindi, se noi rifacciamo questa considerazione, vediamo che non c'è nulla che ci dice che una particella di massa piccola segua una traiettoria ben particolare. Possiamo dire che gli oggetti di massa abbastanza grandi, o anche con energie piuttosto grandi, seguono delle traiettorie ben particolari, mentre gli oggetti di massa piccola, non ho, diciamo, nessuna esperienza fisica e nessun esperimento possibile mi possa dire che loro seguono una traiettoria particolare, o anche che siano in un solo punto in un certo istante di tempo. Per cui, diciamo, se uno abbandona questi concetti che non sono provati fisicamente, può ricavarsi una descrizione che coincide con estrema precisione con le osservazioni sperimentali, per quanto sia, diciamo, praticamente incomprensibile per la nostra esperienza e il nostro cervello. E come diceva Feynman, chi dice che ha capito la meccanica quantistica non l'ha capita, no? Perché, diciamo, nonostante lui ci abbia lavorato per tanto tempo, non l'ha capita. In realtà la meccanica quantistica ha molto a che fare con la teoria del moto browniano, come vi ho detto prima, e anzi c'è stato un tentativo di ipotizzare che il comportamento tipico degli oggetti quantistici fosse dovuto a un mare di particelle ancora più piccole. In realtà questo qui non torna con la relatività, però questo qui è un argomento che non ci voglio entrare. Allora, le regole per la meccanica quantistica sono molto simili a quelle che si possono usare per fare la somma dei cammini nella meccanica, nei processi stocastici. Cioè, io parto da un certo evento che noi lo chiamiamo, diciamo, al tempo di zero, l'oggetto sta in una certa posizione di scontro zero. E, diciamo, dopodiché io lo osservo al tempo t in una certa posizione x. Ma la domanda è, voglio calcolarmi la probabilità di andare da qui a qui, o dopo, diciamo, qualche cosa di andare da qui a qui. Allora, come nei processi stocastici, la meccanica quantistica mi dice che io devo fare la somma su tutti i possibili cammini per andare da qui a qui. Quindi devo sommare tutti, perché io non posso presupporre che lui segua effettivamente uno, però ho, diciamo, delle regole che permettono di costruirmi la somma di tutti questi cammini. E dopodiché devo, quindi io chiamo, dato un certo x di t, è un mio cammino, x di t vuol dire il vettore, chiamiamola così, delle posizioni a tutti i vari istanti, mi posso calcolare una cosa che chiamo ampiezza di probabilità di questo cammino, che è una cosa complessa nel senso di numeri complessi, so che deve essere complessa perché ho bisogno di poter fare l'interferenza. I cammini classici, anche nei processi stocastici, non fanno interferenza quando si apre delle gaussiane. Viceversa, è un'esponenziale complessa, segno e cosegno, per quello mi ci vuole, perché io so aperto dall'elettromagnetismo che il campo elettrico, no, si rappresenta come una variabile complessa, con tutte le varie interferenze, no? E così via. Nonostante sia una variabile complessa, questa qui obbedisce alle stesse regole della probabilità dei sistemi stocastici. Cioè, se io ho due eventi, cioè, prima faccio questo pezzo qui e poi faccio questo pezzo qui, cioè da A a B e da B a C, la probabilità, cioè l'ampiezza di probabilità, chiamiamola A corsivo, di andare da A a C è l'ampiezza di probabilità di andare da A
AB per l'ampiezza deve andare da B a C. Beh, esattamente come la probabilità. Inoltre, se io ho due eventi alternativi, cioè l'evento 1 e l'evento 2, sempre da andare da A a B, l'ampiezza di andare da A a B è la somma, è A1 a B più A2 a B. Bene, quindi regola 1, regola 2. La regola 3 mi dice che la probabilità di andare da A a B è il modulo quadro dell'ampiezza di andare da A a B. Queste sono le tre regole su cui si può costruire tutta la meccanica quantistica. E anche la meccanica classica, ovviamente. Allora, quindi, queste due regole qui mi danno esattamente la stessa diciamo, ricetta per costruirmi la somma sui cammini della fisica classica, solo che devo solo fare delle cose complesse, ma non c'ho grandi problemi, è molto simile, no? Perché cosa succederà? Succederà che quando devo costruirmi da A a B mi faccio, no? L'ampiezza da andare da A a B sarà la somma su tutti i possibili cammini, esattamente come prima sommavo tutti i contributi, no? D'accordo? Cioè questo qui sarà la somma, ogni cammino ha una certa qualche peso e io faccio la somma su tutti questi possibili cammini. Bene, lo scrivo con questa notazione qui perché non è un integrale vero e proprio, è un integrale diciamo, funzionale, altra bestia un po' rognoso, ma insomma diciamo è semplicemente devo sommare tutti i cammini. Di che cosa? Di qualche cosa che della probabilità, cioè dell'ampiezza di ogni cammino. Ma l'ampiezza di ogni cammino io so che me la posso spezzare in una somma, in un prodotto, scusate, di ampiezze legate a ogni pezzettino del cammino, perché è questa regola qui, no? Quindi per la produttoria sul tempo di una diciamo ampiezza infinitesima di andare da x di t a x di t più delta t. D'accordo? E come al solito questa ampiezza infinitesima mi conviene scriverla in forma esponenziale perché così la produttoria esponenziale diventa l'esponenziale dell'integrale. No? Quindi mi verrà qualcosa del tipo integrale su tutti i cammini dell'esponenziale di un integrale in dt di qualche cosa che mi dipende da x di t. Questo qui è esattamente formalmente quello che abbiamo scritto prima per i processi stocastici. Va bene, questo qui, diciamo, per ora non è che si è detto nulla, perché così tutto bello, ma non dice, ma che cos'è questo oggetto qua? Ora, in realtà, un principio del genere vale anche in meccanica classica, non dico processi stocastici, dico meccanica classica. E quello sia il principio di Maupertuis, scoperto nel 700, che dice che io proprio lancio un oggetto per aria e mi disegno la sua traiettoria, chiaramente x e anche v, rispetto al tempo. Ora qui mi disegno solo la x, ma sono sia x e v, d'accordo? E questa qui è la sua traiettoria vera, cioè quella che fa seguendo le leggi di Newton. Io potrei anche disegnare una traiettoria diversa, nel senso di dire, invece di partire, no, decelerare e poi accelerare, insomma, magari accelerare, decelerare, magari mettiamo che ci metta allo stesso tempo per fare le cose più semplici, allo stesso tempo potrebbe fare un altro tipo di traiettoria. La domanda se fosse per tu è, cosa distingue la traiettoria vera da tutte le altre traiettorie? D'accordo? Allora, la traiettoria vera
cioè si può definire una quantità che si chiama azione, che non è nient'altro che l'integrale nel tempo tra chiaramente t con 0 e t della lagrangiana, che dipende da x di t, x punto di t, che la lagrangiana non è nient'altro che l'energia cinetica meno l'energia potenziale. Quindi è chiaro che se mi disegno una certa curva, poi la divido a pezzettini, per ogni pezzettina mi calcolo la velocità e quindi mi posso calcolare l'energia cinetica, mi calcolo l'energia potenziale, quindi c'è il potenziale, no? E quindi mi sommo tutti questi pezzettini, cioè diciamo, questo qui ottiene un valore su tutto il cammino, me lo sommo, no? E mi trovo l'azione su questo, su ogni cammino. Allora, il cammino classico è quello che corrisponde al minimo dell'azione, è quello che si chiama il principio di minimazione, che però, vabbè, buttato così è solo una curiosità matematica. Bene? Ora, è chiaro che da qui posso anche partire da questo, per esempio, se voi prendete il libro Meccanica di Landau, che io mi comprai il primo anno di fine, certo, un librettino così, dico, ma è possibile un librettino così faccia la stessa fisica che c'è in un libro così, che libro di testa, no? Infatti capisci perché? Perché lui nella prima pagina dice: esiste una lagrangiana, no? E cammina classico del principio di minimazione, punto. Questo è il primo statement, è il primo anno di fisica, no? Dopodiché cerchiamo di costruirsi questa lagrangiana. Quindi diciamo, tirando così lì, e l'ho ripreso in mano dopo 5 o 6 anni, se ora forse ho capito che cosa voleva dire. Comunque, effettivamente, si può partire dalla fisica da questo. Si può dire, esiste una lagrangiana che non so come è fatta, poi la costruisco, diciamo, in maniera euristica, la cui il cammino classico è dato dal principio di minimazione. Oppure non si può arrivare, invece, ma per cui, dicendo, se qui ci butto le leggi di Newton, trovo che effettivamente l'azione è minima. E questa è la cosa interessante. La cosa interessante è che c'è lo stesso principio in ottica. Se io posso costruirmi per un raggio di luce attraverso una lente, io posso costruirmi quello che si chiama il cammino ottico, che non è nient'altro che il tempo che la luce ci mette a fare un certo cammino, considerando che la luce nei mezzi materiali, invece la di fase, è più lenta che entra nel vuoto. Anche qui mi posso costruire tutti i possibili cammini e scopro che la luce segue il cammino di minimo cammino ottico. Anche questo, diciamo, è una cosa, diciamo, veramente interessante, perché è chiaro che se riuscissi a mettere insieme queste due cose comincerei a vedere, no, come funziona, poi, diciamo, come funziona un oggetto che si basa su questo. Allora, per farvela breve, la ricetta, diciamo, per costruirsi questo è di mettere qui, e di fare che l'azione non è nient'altro che l'integrale, è l'azione, l'ampiezza di probabilità, è nient'altro che l'integrale di tutti i possibili cammini di un esponenziale, dove c'è i su h tagliato, per la lagrangiana, per l'azione, scusate, per l'integrale di t della lagrangiana di x, x punto. Allora, non mi sto a dire perché, cioè nel senso, però ti posso far vedere le conseguenze, diciamo, giustificarlo in qualche maniera a posteriori. Vediamoci appunto la lagrangiana. Che cos'è? È l'energia cinetica, cioè qui 4 su 2m, cioè immagino un quarto, diciamo, meno v di x, d'accordo? E qui ora poi ci si può mettere un meno con mezzo. E h tagliato è h su 2π greco, è qualcosa del tipo 10 alla meno 34 kg per secondo, qualcosa del genere, insomma. È qualcosa di molto molto piccolo. Allora, quindi, vediamo cosa succede.
Cominciamo con gli oggetti abbastanza grossi. Abbastanza grossi vuol dire che qui c'è una massa abbastanza grande. Per un tempo, ricordiamoci, qui c'è un integrale nel tempo, per chi con 0 e t, abbastanza grande. Il prodotto di queste due cose è molto maggiore di h tagliata. D'accordo? Allora, supponiamo adesso, visto che devo fare questo integrale, che non so bene come farlo, perché è difficile sommare tutti i cammini. Però sommiamo solo, cioè facciamo conto i cammini che fanno così. Questi qui è più facile fare questo integrale, perché non glielo devo fare, cioè sommare sui cammini vuol dire semplicemente sommare su questa variabile intermedia. No? D'accordo? Cioè questi sono tutti i cammini, quindi solo questi cammini che fanno così. La somma sui cammini è facile perché non devo altro sommare su questa variabile intermedia. E supponiamo che questo sia il cammino classico. Allora, su ognuno di questi io posso, lo faccio qua, disegnarmi l'azione, che sarà minima sul cammino classico, mettiamola qui, e poi aumenterà su gli altri cammini. Questo è il cammino classico, eh? D'accordo? Allora, cosa succede? Qui c'è un'esponenziale complessa dell'azione, questa qui, quella chiamata azione, divisa h tagliato. E si è detto che per gli oggetti normali l'azione è molto più grande di h tagliato. Allora, cosa succede? Che l'esponenziale complessa qui, questo cammino classico qui, è abbastanza stazionario. Subito dopo è un'esponenziale complessa, quindi subito dopo oscilla violentemente, perché qualsiasi piccola variazione, visto che si sta parlando di oggetti di massa e di intervalli temporali molto grandi, è molto più grande di h tagliata, e quindi la fase di questo qui varia di parecchi pi greco per ogni possibile piccolo spostamento. No? Allora, quindi per gli oggetti macroscopici conta solo il cammino classico, e quindi recuperiamo la fisica classica dicendo per gli oggetti macroscopici non c'è bisogno di fare tutta questa parte qui, prendiamo solo il cammino classico e è solamente quello lì quello che osserviamo. Ovviamente la lagrangiana per un fotone è esattamente il suo tempo, il tempo che ci mette. E quindi recuperiamo anche il cammino ottico, perché anche per quello lì, diciamo, in principio mi dice solo se il tempo è abbastanza lungo, perché stavolta l'energia del fotone non è grande, non è molto più grande h tagliato, anzi è l'ordine h tagliato, però per tempi abbastanza lunghi recuperiamo il cammino ottico. Per tempi corti devo fare la somma su tutti i cammini. E posso giocare a questo punto per ritrovarmi alcune cose, cioè per esempio, è vero che i fotoni vanno alla velocità della luce? Diciamo, vanno alla velocità della luce solo se il tempo su cui li osservo è abbastanza grande, altrimenti devo sommare sia sui cammini che vanno a più veloce della luce che sui cammini che vanno meno veloce della luce, cioè l'effetto è che la luce vada alla velocità della luce è dovuto al fatto che se il tempo delta t è abbastanza grande, questo è l'unico cammino che mi conta qui dentro, e quindi posso tranquillamente considerare come se vanno alla velocità della luce. Quando uso intervalli di tempo piccoli, devo fare il conto considerando anche fotoni che vanno più veloci della luce e fotoni che vanno più meno veloci della velocità della luce. Quindi la velocità della luce mi viene fuori come una costante, cioè dovuto al fatto che l'azione è legata, e l'azione per un fotone è c per t, è lì che viene fuori la velocità della luce, non è che devo imporlo da fuori, la luce va a qualsiasi velocità, e su tempi abbastanza lunghi solo quelli che vanno, cioè solo i cammini che vengono percorsi con una velocità v uguale a c sono quelli che mi contribuiscono a questa integrale. Non so se mi spiego, quindi si recupera questo lì. Un'altra cosa è, la luce viaggia in linea retta solo sul vuoto, solo su cammini abbastanza lunghi,
perché anche qui su cammini abbastanza lunghi possiamo vedere che questo è l'unico contributo che mi resta. Su tempi corti dovete considerare anche cammini che possono andare in questa maniera, così come su tempi corti devo considerare cammini che possono andare avanti e indietro nel tempo e diciamo le varie giochini in questa maniera, se devo fare veramente integrare tutti i cammini. Però diciamo su questa era tanto per dirvi. Per finire, l'ultima cosa, ve l'accenno e basta, è che vi potete immaginare che, visto che questo oggetto qui ha la stessa struttura, a parte essenzialmente il coefficiente i e la quantità h tagliata, della formulazione dei processi stocastici, prima di tutto appunto c'è un trucco, che è quello di dire, quando c'è un problema quantistico che non so calcolare e lo voglio mettere su un computer, cosa faccio? Beh, prendo il tempo come se fosse immaginario, in modo che la variabile i mi vada via, e mi simulo il processo stocastico equivalente. È quello che fanno quando si deve fare i calcoli su processi quantistici complicati, simulare cosa succede all'interno del Large Hadron Collider, le cose stupide. Si chiama rotazione di Higgs questo oggetto. Poi non l'ho fatta, però la rotazione di Higgs viene fuori che praticamente devo fare una simulazione classica, il tempo mi diventa la temperatura, quando poi vedremo come viene la formula classica, e quindi devo essenzialmente fare una simulazione a tante differenti temperature e poi fare più calcolabili cose che vogliono nel processo quantistico. È un trucco, diciamo, computazionale, ripeto, io ve lo dico, ho sentito dire, mai provato a metterci le mani sopra. Ma la cosa più interessante è, noi abbiamo visto che i processi di Markov si possono scrivere, che mi danno i path integral o l'equazione di Fokker-Planck. Qui c'è il path integral, qual è l'equazione di Fokker-Planck equivalente? Mi viene in mente come si chiama? Si chiama equazione di Schrödinger. Cioè l'equazione di Schrödinger, no? Di psi in dt uguale i h tagliato di quadro psi in dt quadro più v per psi. Questa qui è essenzialmente l'equazione di Fokker-Planck, cioè di P in dp uguale, come ho scritto prima, no? Meno V di P in dx più, qui non c'è, diciamo, questa parte qua è l'equivalente di quello, cioè di x. Cioè, di base, rispetto a x. Sì, questo è x. No? Più, come, gamma di quadro, quadro di x quadro, se l'ho fatto nel caso costante, insomma. No, questo è il random world dove non c'è forza. Comunque viene, essenzialmente, è questo oggetto qua, che si può, diciamo, trasformare una nell'altra. Cioè, se volete da questo qui ricavarsi questo, esattamente come dalla formulazione stocastica mi ricavo l'equazione di Fokker-Planck. E quindi la cosa interessante è questo parallelismo molto molto stretto tra la meccanica quantistica e i processi stocastici. Poi serve a qualcosa, diciamo, sì, per fare le simulazioni numeriche sicuramente, di meccanica quantistica, poi non azzardo altre derivazioni. Poi io direi che per oggi basta così, la volta prossima facciamo un altro mezza lezione sulla meccanica quantistica e poi si parte con la meccanica statistica.